Pietro Sermonti, ragazzi, ecco, genio indiscusso del Novecento, tifoso della Juventus, pensate. Corinna diventa produttrice, Sì. C'è qualcosa che tu hai chiesto che ti è stato impedito? Questo è, guarda, nella vita dici... No, sulla sessione di Boris. No. No, il gioco proprio è che uno faccia quello che sente, che non vuol dire delirare e improvvisare e fare quello che ti pare, vuol dire avere una sceneggiatura fortissima e su quella, siccome mi conoscono da quando sono piccolo. Ma guarda, l'aneddoto su Boris, posso chiudere? L'aneddoto su Boris, che io a 10 anni, nel settembre del 1982, ero seduto in classe il primo giorno di scuola, in prima media, ero da solo all'ultimo banco, c'era il posto vuoto, a un certo punto vedo entrare un bambino magrissimo, piccolo piccolo, qualcosa, che si viene a sedere vicino a me e ciao, piacere, Pietro, Giacomo, era Giacomo Ciarrapico, per cui diciamo questo sono, è la profondità delle radici di Boris. E poi Andrea Sartoretti e Mattia ci conosciamo da una vita, insomma. Abbiamo visto tantissime guest star in Boris, sì, personaggio perfezionato di quelli vecchi? Beh, io ho riso moltissimo con Timi quando venne, e poi devo dire la verità, quello sempre personalmente, quando è venuto Paolo Sorrentino io mi sono divertito come un pazzo, perché vedere lui che si tratteneva dal ridere è una cosa che insomma non dimenticherò. Grazie a voi. Per interpretare Corinna c'è un calcolo matematico che ce n'è più di uno, e c'è bisogno di tanta energia, perché Corinna è stancante da fare, col fatto che è agitata e sempre tutta di guerra. Per c'è una cosa particolare, questa serie si prende gioco dell'algoritmo, ma tu credi che sia proprio quella libertà creativa e di scrittura che da sempre accompagna Boris, che sia quella che l'ha resa poi un cult rispetto appunto alle serie invece che seguono degli schemi? Il segreto di Boris è nella scrittura, perché ci sono situazioni con altri personaggi innovabili. Faccio un'ultima domanda, a Stanis viene impedito di fare la serie su Gesù in aramaico, c'è qualcosa che tu hai chiesto e che ti è stato impedito? No, ma non farei mai una richiesta alla Stanis, ma mai. Grazie mille. Ciao. Nella sua carriera che ruolo ha avuto Boris? Beh, fondamentale, dopo un po' di piccola e a chi non lo sa parlare. Sono contentissimo di averlo incontrato, la carriera di un attore è un incontro quasi disperato, cioè, molto difficile, non vedevo. Io credo che no, devo dire una cosa, se un altro personaggio si guarda. Grazie mille. Solo nella tua carriera che ruolo ha avuto? Ha avuto il ruolo di diventare un pezzo di me. Cioè, o meglio, di tirare fuori delle cose di me che non sapevo di avere, cioè, questa incapacità a mettersi in relazione con le altre persone. Un'ultimissima domanda, a Stanis viene impedito di fare la serie su Gesù tutta in aramaico, c'è qualcosa che hai chiesto sul set di Boris che ti stai impedendo di fare? Io ho chiesto da tanti anni che mi venisse dato un nuovo schiavo, e questo non sta accadendo. Ma almeno che mi venisse dato all'altezza di quello che avevo, cioè il meridionale con gli occhiali, che gli potevi dare coccolette sulla testa, come è giusto che sia, niente più né meno, questo chiedevo. E non è successo. Segnalatelo ai voi che parlate alla gente di cultura, a voi culturisti. Grazie mille, sia forse il personaggio più tragicomico di tutta Boris, perché lui vive di una sola battuta che deve ripetere all'infinito per far ridere la gente. Diciamo che lui è il prototipo della tristezza che c'è dietro la comicità, ma una tristezza che non abbiamo inventato noi, l'ha inventata Charlie Chaplin. Quindi Torre, Ciarrapico e Vendruscolo per anni hanno scritto un personaggio dolce e amaro che era sicuramente comico, vittima di se stesso, però che aveva dei retrogusti amari e malinconici. E in Boris 4, vabbè, però non si può di niente, comunque esce fuori un'anima, se vogliamo, quest'anno più leggera rispetto agli altri, e insomma, ci sarà da ridere e divertirsi, ma insomma Boris è una grande famiglia di divertimento, quindi siamo qui a farvi e a divertirci. Grazie. Farvi divertire e divertirci. Non ho detto bene l'italiano, ma avete capito, amici di Popcorn. Grazie mille. Questa quarta stagione di Boris si prende il gioco dell'algoritmo contro in realtà quella che è una creatività narrativa. Credi che sia questo l'elemento che ha reso in realtà un cult? Non seguire l'algoritmo, quindi schemi già fatti. Ma intanto 12 anni fa non si profilava nessuno l'algoritmo, non si sa se c'era un algoritmo che serpeggiava, probabilmente sì, perché
lui non capisce come sia, forse quasi social, no, non c'era, e quindi hanno a che fare tra con l'algoritmo, affronteranno con la solita disorganizzazione di sempre. Sì, 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 sì